più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buongiorno, lei è portavoce di un gruppo di cittadini che tutti insieme vogliono segnalare un problema della nostra quotidianità che forse tra l'altro molti di noi sottovalutano, ma che invece è molto molto importante. Di che cosa si tratta? Si tratta della viabilità ciclistica che purtroppo a Voghera non viene rispettata da quasi nessuno e il paradosso succede sempre dove ci sono già le piste ciclabili, perché te ne accorgi insomma di più, no? Nello specifico mi sta dicendo che i cittadini tendono a andare con le biciclette sui marciapiedi, è corretto? Sì. Sì, sì, dipende da che parte sono, perché invece di andare dalla parte giusta dove c'è il ciclabile, spesso e volentieri trovi nei marciapiedi opposti, facendo tutta la strada tra l'altro, non è un pezzettino che posso capire che tu abiti lì, boh, ti fermi, no, no, proprio fai tutto il marciapiede fanno. Rischi di magari di farti prendere sotto, cioè tu tranquillo cammini per la tua strada e ti trovi addosso uno in bici, cioè... Il paradosso è questo qua, il pericolo, no? Quindi voi da cittadini volete rivolgervi prevalentemente ai vigili urbani, perché tra l'altro bisogna specificare una cosa: il codice della strada vieta effettivamente ai ciclisti di transitare sul marciapiede, a meno che non ci sia ovviamente una segnaletica specifica, anche se a conti fatti il vigile multa soltanto nel momento in cui avviene l'incidente. Voi giustamente siete qui per dire che bisogna prevenire il problema, ma il vostro appello è rivolto ai vigili affinché multino più frequentemente, oppure volete sensibilizzare i cittadini affinché non vadano più sui marciapiedi con le biciclette? Ai vigili a questo punto qua multare prima ancora che accade l'incidente, che qualcuno si faccia male o sbaglio, cioè penso che sia più giusto così, no? Anticipare i tempi, non quando è troppo tardi che uno si fa male o quant'altro. Anche perché il codice della strada lo prevede. Sì, esatto, e sperando che comunque si muova qualcosa per i pedoni. Aquilini, buongiorno, che cosa la lega a queste persone, a questi cittadini che hanno voluto segnalare questo grave problema? Buongiorno a voi, ma penso che ciò che mi lega a questi cittadini è la continua volontà che il nostro movimento ha nel ascoltare i disagi e soprattutto volerli sensibilizzare. Quindi il fatto che il signor Angelo Mancaluso mi abbia contattato probabilmente è una conseguenza dei nostri lavori precedenti. Ecco, da politico, da leader del Movimento Civico Italia del Rispetto, che cosa si sente di chiedere a coloro che verranno post commissariamento? Ma io innanzitutto questo problema lo vorrei portare alla polizia locale in quanto responsabile della viabilità della città. Se dobbiamo parlare invece di futuri candidati sindaci e il futuro sindaco, devo dire che bisogna partire sempre dalle piccole cose. Noi facciamo dei grossi investimenti, parliamo di teatri sociali, parliamo di palasport e poi non andiamo a investire su quelle che sono in questo caso delle situazioni anche piccole, perché possono sembrare banali, la bicicletta, no? Ma possono anche diventare pericolose. Quindi investire come ha detto il signor Mancaluso, quindi dobbiamo multare, ma possiamo anche nell'investimento insegnare, quindi tutte e due. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.